libertà dell'oppressione, la libertà della confusione. Conoscerete la verità e la verità vi farà liberi, dice il Signore. La verità vi farà liberi, dice il Signore. Gesù Cristo è la verità. Gesù Cristo è la via. La verità è la vita. Città di Catania, ravvediti dei tuoi peccati, ravvediti della tua ribellione, ravvediti della tua malvagità, pentiti, così dice il Signore. Credete nel grande amore di Cristo che è morto per noi alla croce, è morto per salvarci, per redimerci. E oggi purtroppo stiamo vedendo la triste realtà di un mondo ribelle. La maggior parte degli esseri umani non vogliono più credere nel Signore. Amano il denaro, amano i piaceri terreni, vivono nel peccato, nell'immoralità, l'adulterio, la violenza. Ecco perché la società sta andando in rovina, la società si sta sgretolando. La società si sta smarrendo sempre di più perché hanno perso la fede. Catania, la fede è la più grande certezza. Chi ha orecchie da udire ora? La fede! Alleluia! La fede sposta le montagne. La fede porta guarigione. Quando Gesù Cristo camminava nelle strade di Gerusalemme e lui guariva gli ammalati, guariva i ciechi, i lebbrosi, lui spesse volte diceva: la tua fede ti ha guarito, la tua fede ti ha guarito. Ti voglio dire questa mattina, se tu hai fede in Gesù, la tua fede ti salverà. Amen. 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 Alleluia. Alleluia. La tua fede ti guarirà, la tua fede ti illuminerà. La fede, cari, la fede ci fa vivere in contatto con il Re di Gloria. La fede ci fa vivere in contatto con il Re dei Re. Abbiate fede in Gesù. Abbiate fede. Ma non solo con la bocca, non solo con la bocca, con le labbra, ma con il cuore. Alleluia. Con tutto il cuore. Gesù vuole il cuore, vuole la nostra parte più profonda, il cuore, l'anima, la fede deve essere nel cuore. Alleluia. Sta serie? Sì. Ah, grazie sorella. Anche a voi. Con il cuore noi possiamo fare la volontà del Signore. Cari di Catania, che il Signore illumini questa città, oh, e che Catania sia una città benedetta. Amen. Amen. Alleluia. Oh, quanto è grande l'amore del Signore, quanto è grande l'amore di Cristo. Alleluia. Alleluia. Praise the Lord. Alleluia. Believe in Jesus, follow Jesus, because Jesus died the cross. Alleluia, Gesù è morto sulla croce, ragazzi, per darci la salvezza, il perdono. Credete in Lui. E anche voi sarete discepoli di Cristo. Discepoli, che è la cosa più importante. Chi ha orecchie da udire, oda, città di Catania. Noi stiamo vivendo tempi difficili. Dobbiamo avere fede nel Signore, dobbiamo confidare nel Signore, dobbiamo seguire la via del Signore. Amen, alleluia, amen, amen. Non seguite la via larga, la via del peccato, non seguite la via della ribellione, perché la via larga porta alla perdizione, alla morte. Ma Gesù Cristo è la via, Gesù Cristo è la salvezza, e noi dobbiamo dare i nostri cuori a Lui. Quando noi diamo i nostri cuori a Gesù, il nostro cuore al Signore, lo Spirito Santo ci illumina. Lo Spirito Santo, alleluia, ci riempie. Lo Spirito Santo ci dà pace nel Signore. Lo Spirito Santo ci dà la forza.
Gesù libero dalle catene del diavolo. Perché se noi non abbiamo fede in Gesù, siamo schiavi del peccato, del male, dei vizi, del diavolo che ci tormenta, perché il diavolo tormenta le persone. Ecco perché ci sono persone che fanno il male, uccidono, delinquenza, droga, mafia, peccati, uomini che tradiscono la moglie, mogli che tradiscono il marito perché Satana li possiede. Ma ti voglio dire, Gesù vuole entrare nel tuo cuore. Lo Spirito Santo vuole entrare dentro di te, nel cuore, nella mente. Alleluia, ascoltate un attimo. E quando lo Spirito Santo entra dentro di noi, Satana deve uscire. Alleluia. Satana deve andare via. Deve scappare, scusi, davanti alla gloria del Signore. Ci credi tu? È vero. Abbi fede, lo vedrai. Ecco perché noi predichiamo in ogni luogo. Alleluia. Per diffondere. Alleluia. Questo messaggio di potenza. Questo messaggio di vittoria. Questo messaggio di salvezza. Questo messaggio del Vangelo che ancora oggi fa miracoli. Ancora oggi il Vangelo ci illumina. Ancora oggi Dio può fare miracoli grandi tramite il Vangelo, tramite la fede. Il Vangelo è la potenza di Dio. Alleluia. Credi nel Re dei Re, credi nel Signore Gesù e riceverai la grazia di Dio. Credi, credi. Confida nel Signore Gesù Cristo che morì per noi per redimerci dai nostri peccati. Alleluia, alleluia, amen, amen. Abbi fede, città di Catania, la tua vita può cambiare. La tua storia può cambiare, il tuo cuore può cambiare con la fede. Alleluia, puoi essere liberato dai peccati, dai vizi, dai cattivi pensieri che ti tormentano. Se tu credi nel Signore Gesù, se tu credi nel Re di gloria, nel Re dei Re, se tu credi nel Nazareno, tu avrai la pace. Tu avrai la pace, avrai la forza, avrai la forza di vincere le tentazioni, avrai la forza di scacciare via Satana, perché tramite la fede noi abbiamo un'arma potente contro il diavolo, tramite la fede. Alleluia, noi diventiamo più che vincitori. Diventiamo più che vincitori nel nome di Gesù, perché Gesù Cristo, quando era sulla croce, ascoltate popolo di Catania, quando Gesù Cristo era sulla croce, crocifisso in mezzo a due ladroni, lui moriva per salvare l'umanità dal peccato, dalla condanna, dall'inferno. E quando Gesù Cristo, il Figlio di Dio, era sulla croce, ascolta, non essere ribelle, ascolta, ascolta, non ti ribellare, ascolta il messaggio dell'amore di Dio. Quando Gesù Cristo, quando Gesù Cristo era sulla croce, ascoltate, quando l'agnello di Dio era sulla croce, con i nostri peccati su di sé, egli disse, vai, egli disse, Padre,
Padre, perdona loro, perdonali perché non sanno quello che fanno. E ancora oggi questa preghiera può portare salvezza. Ancora oggi, città di Catania, queste parole possono salvare la nostra anima. Amen. Gloria a Dio. Ancora oggi il perdono è disponibile. Alleluia. Ancora oggi la grazia di Dio emana dalla croce. La grazia di Dio si sprigiona dalla croce. Ancora oggi la salvezza può raggiungere il peggiore dei peccatori. Ancora oggi Gesù Cristo può guarire i lebbrosi, può dare la vista ai ciechi, può purificare da ogni iniquità. Ma noi dobbiamo credere, ascoltate, che Lui è morto sulla croce, che Lui ha dato il suo sangue, che Lui è veramente il Figlio di Dio che morì per noi. Tutto a duello, alleluia. Che Lui è veramente il Messia, che Lui è veramente l'agnello di Dio. Creda che Gesù è l'agnello di Dio. Creda, credi che Gesù ti guarirà. Credi che Gesù ti salverà. Credi, credi, alleluia. Credi che Gesù ti illuminerà. Credi che Lui ti libererà da qualsiasi peccato, da qualsiasi vizio. Credi, abbi fede.